Esclamativo a chiusura di tutto quello che era successo. Allentai la presa sul grilletto. Era tutto finito. Perché la cosa avesse qualche senso, bisognava tornare indietro di 3 anni, fino alla notte in cui iniziò il mio tormento. Ero ancora in servizio nella polizia di New York, allora. Manhattan, distretto di Midtown Nord, Hell's Kitchen. Quand'è che ti deciderei a lavorare per me, detective Lee? Chissà in quale girone dell'inferno mi ritroverei. Mi spiace, Alex. La mia famiglia viene prima. Vedi? La mia ultima sigaretta. Non fa bene alla vita. Ecco il mio vecchio Max, cuore da Boy Scout. Ci vediamo, Alex. Siete sempre a poker il giovedì sera, vero? Mi piace rubare le caramelle ai bambini. La vita mi sorrideva. Il sole al tramonto di una sera d'estate, l'odore dell'erba appena tagliata, le risate dei bambini che giocano, una casettina nel New Jersey al di là del fiume, una bella moglie e una bimba incantevole. Il sogno americano divenuto realtà. Zoro, sono tornato. I sogni però possono trasformarsi in incubo senza il minimo preavviso. Il sole aveva concluso il suo cammino mentre l'oscurità si faceva spazio nel cielo come in un tetro presagio. Michelle? Tesoro? C'è nessuno in casa? Lo spettacolo non mi piacque fin dall'inizio, anche se mi avevano dato un posto in prima fila. Cosa diavolo? Aiuto, qualcuno è entrato in casa mia. Chiamate la polizia. Sto parlando con casa Payne. Sì.
Sì, qualcuno si è infiltrato in casa mia. Sono ancora qui, dovete aiutarmi. Mi spiace, non posso esserle utile. Ma chi parla? Pronto? Tutto ciò era successo 3 anni fa, la mia vita distrutta nel giro di un minuto. Gli assassini erano strafatti di una nuova e potentissima droga sintetica di nome Valkyrie. Dopo il funerale dissi ad Alex che avrei accettato il trasferimento alla Dea. Ci vollero 3 anni prima di trovare una pista per il caso Valkyrie. Finalmente un informatore ci disse che Jack Lupino, un malavitoso affiliato al clan dei Pulcinello, era a capo dell'operazione. E fu così che mi ritrovai infiltrato in una delle peggiori famiglie mafiose di New York. Fuori, la città sembrava un mostro crudele avvolto da una gelida oscurità. Stavo cercando di risalire dai pesci più piccoli fino alla cima, a chi gestiva il giro della droga. Alex e Bibi erano i miei unici contatti alla Dea, i soli al corrente della mia missione. Parla, Bibi! Abbiamo scoperto qualcosa su Jack Lupino. Devi incontrarti subito con Alex alla stazione di Roscoe Street. Non avevo più visto Alex da quando lavoravo sotto copertura. Infuriava una vera tempesta di neve. Piovevano proiettili di ghiaccio come se il cielo volesse vendicarsi della terra. Tutti cercavano un riparo come se non ci fosse più un domani. Non che la situazione in metropolitana fosse migliore. Provai una sensazione strana, come un improvviso lottante in piena faccia. C'era qualcosa che non andava. La mia beretta si agitava sotto l'impermeabile, ma le porte del treno si erano già chiuse alle mie spalle. Troppo tardi per scendere. Prossima fermata, stazione di Roscoe Street e Alex. La stazione era avvolta dall'oscurità. Alex sembrava un fantasma di cui si era perso ogni traccia. Dovevo trovarlo in fretta. La stazione di Roscoe Street era impregnata di odori di morte. Dovevo trovare Alex e farlo in fretta. Mi avrebbero fatto sentire meglio.
Jack che doveva occuparsene. Lui e Mickey sembravano troppo impegnati a divertirsi con quel poliziotto. Ma qual è il piano? Semplice. Scrivegli... Proprio stecchito. Ce l'hai con me. Smettetela di scherzare! Ci siete? No, non siamo più! Mentre cercavo Alex, mi ero ritrovato nel mezzo di un'operazione criminale in grande stile. Un colpo alla Roscoe Bank non passerà certo. Mancava la corrente. Dovevo ripristinare l'energia se volevo che il treno si muovesse. Mi hai salvato, amico. Cosa sta succedendo? Un massacro. Questi assassini sono comparsi dal nulla. Ci serve... Potremmo utilizzare il telefono nella centrale di sopra. Puoi portarmici? Certo. Buona idea. Seguimi. Da questa parte. Ehi, attento!
treno si illuminò come un albero di Natale. Era tornata la corrente. Questo per essere troppo scaltri. La porta arrugginita conduceva a una zona abbandonata, chiusa fin dagli anni 40. Qualcosa di grosso stava accadendo a Roscoe Street. Forse per questo Alex mi voleva incontrare qui. O forse no. In un modo o nell'altro, dovevo scoprirlo. La porta doveva essere rimasta sigillata per anni e alla bomba mancava il detonatore.
della polizia di New York. Ci sono le calcagna. Continuiamo con il piano prestabilito. Abbiamo pur sempre la nostra via di uscita privata. Guardate. Vivo, direttamente dalla scena del crimine. Chi parla? Posso saperlo anch'io. Vice procuratore Jim Bravura della polizia di New York. Dovete interrompere ogni attività criminale e arrendervi immediatamente. Certamente, Jim. Ne ho parlato ai ragazzi, siamo tutti molto dispiaciuti, non lo rifaremo più. Che diavolo sei? Trovarsi rischiati in una rapina in banca non avrebbe certo giovato la mia reputazione. Ancora tutto lì, sulla scrivania. E così i rapinatori cercavano i certificati azionari della Acer Corporation, del cui recente successo commerciale si era occupata ogni trasmissione e rivista del paese. I rapinatori avevano lasciato i loro attrezzi sul tavolo. A giudicare dai detonatori, l'esplosivo sarebbe bastato per spedire in orbita una statua della Libertà. Senza vita, mi fissavano immobile.
Alex era l'unico supporto che avevo da 3 anni, e quindi ero rimasto completamente solo. Doveva aver scoperto qualcosa di grosso, e a Jack Lupino la cosa non era andata a genio. Lupino gestiva il suo giro di sesso, droga ed estorsioni da uno squallido hotel di un quartiere malfamato. Gli sbirri stavano venendo a cercarmi. Potevo sentire il lamento delle loro sirene sempre più vicino. Lupino pensava di potermi incastrare facendomi incolpare della morte di Alex. Di sicuro aveva tutta la mia attenzione. Decisi di entrare nell'hotel, un edificio decrepito e incrostato, frequentato da delinquenti di strada e prostitute dall'aria stanca. Adottai il mio celebre ingresso alla Bogart senza guardare in faccia nessuno. Alla reception c'erano un paio di avanzi di galera con uno sguardo assassino. Il fratello è finito. Signore e signori, il dolore è fatto persona. Il massimo del dolore. Mi fate morire? Le inventate da soli o avete un suggeritore ufficiale di stronzate? Lasciate perdere, era una domanda retorica. Ho qualcosa per il grande boss, Lupino in casa. Dipende da chi lo cerca. Un amico? Oppure un fottuto doppio giochista. Non rispondere. È una di quelle inutili domande. Lupino non è qui, ma vorrebbe dirti addio. Lupino non era in quell'hotel fatiscente. In compenso mi imbattei nel fratello finito. La mia copertura era saltata e le porte si chiusero alle mie spalle mentre venivo salutato da una cascata di proiettili.